Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi un nuovo episodio della nostra serie di Minecraft, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli aggiornamenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi, signori, non solo dipende da me e da quello che combino, ma tutto dipende soprattutto da voi e dal supporto che date al canale. Questo legno ce lo teniamo perché non abbiamo altro legno a giro. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Detto questo, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Intanto scarichiamo un poco tutto l'inventario, lo mettiamo qui. Poi off camera vedrò di risistemare tutto quanto, signori, promesso. Perché abbiamo fatto il magazzino e mo stiamo nuovamente perdendo le sane abitudini. Abbiamo il piccone con Zig Touch, perfetto. E notte, perfetto. Andiamo a recuperare un alveare di api. Ci riusciremo? Non lo so. In teoria di notte le api dormono, quindi dovremmo riuscire a trovare un... se dovessimo trovare un alveare, le dovremmo trovarlo con le api dentro. E quindi già questa sarebbe una cosa importante. Là c'è un creeper che a noi non interessa più di tanto. Devo alzare un po' il volume perché non sento una cippa di nulla. Ok, questo creeper lo facciamo fuori così in maniera potente e da lontano. Perfetto, l'abbiamo ammazzato facendolo schiantare in acqua. Questa cosa ci piace. Prendiamo la polvere da sparo, che ne abbiamo effettivamente poca, e vediamo. Allora, se non ricordo male, in quella direzione di là l'altra volta avevamo poi trovato una sorta di deserto, può essere, sì, con degli alberelli in cui c'erano degli alveari. A noi basterebbero anche due alveari piccolini, in modo tale da avere 4 api, farle riprodurre e riusciremo ad avere le nostre belle amiche api. Ora ci riusciremo? Non lo so. Ci stiamo provando? Sì. L'importante è provarci? No, l'importante è riuscirci, signori. Non, come diceva il saggio Yoda in Star Wars, l'importante non è provare, ma fare. Allora, dopo questa perla di saggezza, speriamo di trovare più presto le api, perché sennò facciamo un video tutto così di ricerca inutile. Prossimi video, signori, andiamo a recuperare anche le tartarughe. Eccolo qui, ok. Piccone con Silk Touch, sperando che dentro ci siano le api. Io mi auguro di sì. Ok, abbiamo recuperato? Sì, alveare. Ne troviamo un altro? Così, in maniera randomica, visto che la zona sembra buona. Ne troviamo un altro? Poi costruiremo nella nostra base una piccola zona in cui mettiamo un alberello, mettiamo il nostro bellissimo alveare e diamo vita alle api, in modo tale da avere il miele. Ci serve il miele? No, fondamentalmente no, signori, almeno non so minimamente a cosa possa servire il miele, quindi se conoscete l'utilizzo scrivetemelo nei commenti, perché non so minimamente a cosa possa servire il miele. Là c'è uno scheletro che ci romperà le scatole sicuramente. Eccolo, giriamo in tondo. Nel frattempo mi fai prendere la spada, che ti faccio conoscere la mia spada, bello scheletrino, vieni qua, mannaggia a te. Sto cercando di vedere altri alveari, signori, ma ce n'era solamente quello che me lo ricordavo di quando cercavamo il deserto. Non mi ricordo cosa cazzo cercavamo, che eravamo arrivati fino a qui. Ricordo che c'era questo alveare e mi ricordo che la cosa mi era interessata. Comunque sì, stavo dicendo, se sapete di qualche utilizzo particolare del miele fatemelo sapere, ma quantomeno ce lo stiamo portando a casa. Qui c'è il dirupo universale, là cosa c'è? C'è una mia torcia, quindi di lì siamo scesi sicuramente, e questa è già una cosa importante, ma in questo momento non ci interessa andare in esplorazione di altre zone. Ci basta quello che finora abbiamo esplorato. Trovassi un altro alveare, sto girando in tondo così. Eccolo qui. Buono, signori, fortuna. Questo si chiama culo. Perfetto. 2 alveari ci basta, signori. Adesso torniamo a casa. Piazziamo 2 alberelli. Non ho intenzione di fare una sorta di serra, anche se forse ci converrebbe. Ma in questo caso non abbiamo forse abbastanza vetro. Forse non abbiamo abbastanza vetro per fare tutta una serra e chiudere le api dentro. È una cosa bella? Ho paura che mi muoiano più che altro le api, sapete? Ho paura che mi muoiano le api.
e quindi forse ci starebbe fare una sorta di zona di... Questo lo vediamo, ci può servire, non lo so, in cui chiuderle. Però sinceramente mi dispiacerebbe un poco. Preferirei vederle così in giro per il mondo. Però se mi muovo... Oh, qua ce n'è un altro. Che però non prendiamo. Ricordiamocene... Qui c'è un portale. Attenzione. Questo portale non l'abbiamo mai visto, questo portale. Forse sì. Ormai mi inizio a dimenticare le cose, signori. Quindi ci sono problemi di base. Sì, l'avevamo visto sicuramente perché... All'interno non c'è più nulla a parte degli accendini. Che stai facendo? Dice, se hai trovato l'alveare, che stai facendo ancora? Volevo recuperare della sabbia. Niente, torniamo a casa, signori. Torniamo a casa. Stop, basta. Argomento chiuso, argomento chiuso. Prendiamo dei fiorellini in modo tale che facciamo accoppiare le nostre bellissime api. Ok, non penso abbiano particolari esigenze, se fiorellini gialli e fiorellini rossi, penso gli vadano bene tutti quanti. Le facciamo accoppiare, così dovremmo avere un bel po' di apette. Dopodiché, con un bel po' di apette, cosa ci facciamo? Con un bel po' di apette, niente, non ci possiamo fare assolutamente niente perché, ripeto, non so minimamente l'utilizzo del miele. Allora, noi dobbiamo semplicemente riuscire a tornare a casa. Qual è la direzione per tornare a casa? Io mi perdo molto facilmente, signori. Non so se l'avete notato, ma io mi perdo molto facilmente. In questo momento sto anche vomitando. Allora, così stanno scendendo. Sta scendendo la Z. Ok, no, quello sta aumentando. 87, 86. Ok, rottura di scatole. Perché mi perdo così facilmente io? Non ci si crede. Di qua? Andiamo da questa direzione? Così ti piace? Ok, dobbiamo andare semplicemente in questa direzione, perfetto. È tanto facile dirlo, io orientamento, con questa serie di Minecraft, orientamento pari a zero, signori. Intanto altri fiorellini per noi che ci portiamo a casa così abbiamo le api da poter fare riprodurre. Che cazzola ci fa quell'ape fuori? Maledetta te, cosa ci fai fuori in giro? Che io praticamente ho fregato l'alveare sperando che di notte voi state dentro. Ma porca miseria, gli ho fregato l'alveare e abbiamo un'ape in meno. Vi immaginate? Che gran rottura di scatole. Ok, ma in tutto questo a casa mia ando cazzo. Allora sta. Ai 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 ai. Allora, vedo la palude, quindi questo già è un buon segno per noi. Sta anche sorgendo il sole. Abbiamo perso una notte per cercare quattro api. Bene. Poi neanche sappiamo se realmente funziona il discorso di aver preso il miele di notte, l'alveare di notte, però oramai l'abbiamo fatto, quindi bande alle ciance, ciance alle bande. Dobbiamo riuscire a fare. Domani, signori, comunicazione, andremo a fare una cosa molto molto semplice, molto veloce. Andremo a sistemare un attimino le pecorelle, che anzi ora appena torniamo vedo di... Ah, ok, ho messo le coordinate ed è spuntata a casa nostra praticamente. Vedo un attimino di far riprodurre di nuovo. Dopodiché, domani andremo a fare la farm di cactus e inizieremo la divisione delle pecore. Sì, perché dobbiamo un attimino capire gli spazi, capire gli spazi. Quindi farm di cactus e pecore. Non saranno più, saranno, il discorso delle pecore sarà un discorso molto lungo. Perché comunque, ora non mi ricordo quanti colori esistano, ma non faremo tutti quanti i colori, signori. Faremo una cosa molto, molto limitata, molto limitata. Allora, dove le mettiamo le nostre bellissime api? Io direi che le api le potremmo anche mettere qui, signori. Potremmo fare una zona di slargo qui. Che legno c'ho? Legno nero. Una zona di slargo qui, in modo tale da poter camminare senza rischiare di cadere male. Farei largo 2. Ok. Dopodiché metterei un alberello qui, quindi dammi un tocco di terra. Quindi un alberello qui. Sì, mi sta bene. Poi allunghiamo di 1, 2, 3 e 4 e l'altro alberello. E allunghiamo nuovamente, signori. Di 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Mi basta il legno marrone per concludere tutto questo? Non penso.
bastavano forse anche solamente di 2, però vabbè, ormai l'abbiamo fatto di 4, così siamo belli larghi, le nostre pette si potranno muovere in serenità. Allora, 2 di qua, legno non mi basterà mai nella vita, perfetto, ma non ci importa, noi guardiamo oltre, signori, andiamo a prendere da un'altra parte, non ci sono problemi, abbiamo in modalità aiose di alberi, e infatti abbiamo, c'è finito qui la zona. Dovremmo anche fare un discorso di abbellimento del nostro mondo, signori. Dovremmo anche fare un discorso di legno di abete. Ah, non c'ho più legno scuro. Ottimo. Questo è gravissimo. Non ho legno scuro. Ottimo. Allora, intanto mettiamo gli alberelli. Così intanto prendono forma. Alberello 1, alberello 2. Perfetto. Loro così intanto crescono. Dopodiché andiamo a regolare un altro pochino di legno nero, che sicuramente sopra da qualche parte c'ho sicuro, perché l'ho posato, me ne rendo conto. E qui tra l'altro noi stiamo disboscando tutta questa foresta, la stiamo disboscando tutta, e non è una cosa buona. Sì. Un giorno guarderemo la mappa che abbiamo fatto ieri nel video di ieri e diremo: oh, guarda, lì c'erano tanti alberi, ora non ce ne sono più. Sì, succederà una cosa di questo genere, sicuro, ne sono sicuro, ne sono sicuro. Anche se dobbiamo piantare qualche altro fungo, signori. Mi piacciono questi alberi a fungo, mi piacciono tanto. Allora, 40 blocchi di legno ci bastano per fare quell'altro pezzettino di passerella, chiamiamola così. Abbiamo delle ossa per far crescere gli alberelli. Ahia, sono cascato male, mi sono distratto un attimo, sono cascato. Ehi, vuoi camminare dritto? Ok, perfetto. Dobbiamo anche passare, io sono ancora nella versione 1.19.4, dobbiamo anche passare alla versione 1.20 in modo tale da andare a prendere anche gli alberi quelli giapponesi e poter fare così il nostro viale alberato a fianco alla zona della miniera. Ok, diciamo che ci siamo. Perfetto, mettiamo una torcia qui, una torcia qui, una torcia anche qui. Giustamente non ho rispettato il pari e dispari, quindi mettiamo una torcia qui e una torcia di riflesso qui, così sono illuminate in maniera alterna. E proprio mettere anche una torcia qui, perché qua mi sa che siamo un attimo messi male. Perfetto, andiamo di bombille, facciamo crescere questi belli alberoni. Ok, albero 1, albero 2, albero 3. Perfetto, albero 1, albero 2, albero 3. Perfetto, e andiamo a mettere i nostri bellissimi alveari. Sperando che ci siano le pette dentro. Alveare 1 e alveare 2. Sì, ci sono le pette! Che cosa bellissima! Aspettate, aspettate, dobbiamo farle riprodurre. Quante bifferelline abbiamo? Solamente 3. Le pette? Da cazzo non stanno andando. Aspettate, no, io devo mettere. Ho sbagliato, ho sbagliato. Errore grossolano terribile, signori. Grossolano errore. Dobbiamo mettere la terra. Se non mettiamo la terra qua, le nostre pette, ecco come cazzo lo fanno il miele. Grossissimo errore, proprio da stupidi. Aspettate, cazzo è successo? Ne ho rotto uno di troppo. L'abbiamo lasciato, quello attorno. Ah, mi sto confondendo, Houston, Houston. Allora, questo lo facciamo. Facciamo così, signori. Facciamo il quadrato attorno al legno, lo facciamo, lo lasciamo. Il quadrato attorno all'albero lo lasciamo di legno. Tutto il resto ci mettiamo la terra. Ho abbastanza terra secondo voi? Penso di no. Sì, forse sì. Forse sì, forse sì. Damose, damose, damose. Allora, le pette stanno andando a giro per il mondo. E questo va bene. Si stanno ambientando, ma sanno benissimo la loro casa è qui, quindi devono tornare qui. Io ci avevo quel blocchetto di terra, sì, di erba, che ci servirà poco perché tanto adesso andiamo di bombil pesante. Ok, questo l'abbiamo sistemato. Sistemiamo questa zona di qua. Off camera poi recupero tutto questo legno, non vi preoccupate, nessun legno andrà sprecato in questo video, tranquilli. Anche perché ho fatto tanto per recuperarlo, cazzarolo. O devo perdere tutto, anche no.
Dai così, dai così, dai così, dai così. Ok, e uniamo anche questo giro di qua. Perfetto. Concludiamo col giro di qua. Sì, completamente, non ci ho pensato minimamente, signore. Le api giustamente vogliono i fiorellini per fare il miele. Se no, come cazzo lo fanno il miele? Non lo fanno proprio. Qui abbiamo detto che andavamo a mettere l'ultimo giro. 19 blocchi di terra mi bastano. Penso di sì. Era un doppio giro, quindi dobbiamo fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfetto. Ok, abbiamo il buon meal? Sì. Io spero... No! Spero che il buon meal funzioni anche sul... No, dobbiamo aspettare che diventi... Che diventi tutto verde praticamente. Praticamente sì. Dobbiamo aspettare che l'erba qui diventi tutta verde. Dopodiché possiamo mettere il i fiorellini e il bombino praticamente. Sì. Da dove sono le nostre pette? Dove sono scappate le nostre pette? Ok. Speriamo non mi muoiano, signori, perché sennò mi ha fatto un fail terribile. Ridiamo tutti se mi muoiono le pette praticamente. Ridiamo tutti male. Intanto ne approfitto che recupero il legno. Vabbè, signori, facciamo così. Faccio un breve taglio. Un breve taglio, anche se non mi piace mai fare i tagli. Però facciamo un breve taglio. Aspetto che diventa tutto verde. E così facciamo crescere l'erba. E così le nostre pecore, le nostre pinne dovrebbero essere contente e carine. Ok, signori, sono andato a dormire. Qua gli alberi sono cresciuti, buono, buono. Purtroppo non abbiamo calcolato bene la distanza tra albero e tetto del nostro amico di neve, ma va bene così. Allora, io qua ho piantato qualche fiorellino, così le amiche nostre possono divertirsi a fare il miele. E non le ho ancora fatte riprodurre. Ok, quella si è infilata a casa sua, bene. Quest'altra si sta infilando pure a casa sua, brava, è andata a fare il miele. Bravissime. Ne avevo anche forse altre due che non so che fine abbiano fatto. Quindi dobbiamo farle un attimino riprodurre, signori. Però la riproduzione avverrà nel prossimo video, perché ora ci facciamo riprodurre le pecore. E domani dobbiamo un attimino iniziare anche a separare queste pecore, signori. In qualche maniera, in qualche maniera dobbiamo anche riuscire a separare queste cazzerole di pecore. Ce n'è qualcuna che vuole mangiare ancora? No. No, ho messo una torcia che mi sa che non c'entra niente. Sì, ho messo una torcia che... Vi levate, porca miseria. Che casino che stanno facendo. Vi levate. Devo levare sta torcia, grazie. Perfetto, l'ho picchiata male. Va bene, signori. Allora, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Abbiamo anche le api a casa nostra. Direi che è un altro bel progresso. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao.